Eccoci qua, vogliamo tornare in studio questa sera a parlarvi di qualcosa di molto bello e anche di qualcosa di poco noto. Vogliamo parlare di alcuni aspetti della missione militare italiana in Afghanistan, missione che dovrebbe terminare a dicembre 2014, missione di cui quando si parla si pensa sempre al lato difensivo, al lato di protezione ovviamente dei civili, dalle violenze, ma che è una missione che porta tante cose per la popolazione civile dell'Afghanistan. Ne parliamo col tenente dell'esercito Ilenia Mattiacci, capo del team per le donne dell'Afghanistan. Benvenuta, tenente. Grazie. Lei si è occupata proprio nello specifico delle donne afghane, no? Sì, ero capo del Female Engagement Team, del FET, in particolare un team composto unicamente da donne che interagiva con la popolazione locale, ecco. Non soltanto donne. Non soltanto donne, perché voi in realtà questo pezzo di ovviamente progetto faceva parte di un progetto più largo, quello che lei ha detto prima. Sì, era inquadrato nel Provincia Reconstruction Team, esatto. che si occupa appunto dal 2005 di progetti, ha creato oltre 1250 progetti in tutto il territorio afghano, tra cui vorrei ricordare costruzione di ospedali, esatto, pediatrici, presidi sanitari, centri per tossicodipendenze, centri di aiuto e ascolto per le donne. C'è da precisare però che queste erano richieste proprio dalle autorità locali, che ci chiedevano loro, ad esempio in base alle proprie esigenze, se avevano bisogno di strutture sanitarie piuttosto che di scuole, piuttosto che di strade, di pozzi, e quindi... Certo. Quindi i militari italiani sono arrivati, hanno cominciato a parlare con la popolazione, con appunto i rappresentanti della popolazione, per capire quali fossero le cose di cui c'era veramente bisogno, no? Esatto. Prima di decidere cosa fare. Adesso vedremo nello specifico qual è stato il suo lavoro con le donne, però tenente, un attimo, perché è arrivato il momento di sentire le anticipazioni del TG3. Adesso noi torniamo a parlare della missione militare italiana in Afghanistan insieme al tenente dell'esercito Ilenia Mattiacci del 4 reggimento carri della brigata Bersaglieri Garibaldi. Allora, dicevamo che lei ha partecipato proprio a un lavoro dedicato alle donne, in un progetto ovviamente più ampio in cui sono state realizzate più di 1288 progetti tra scuole, ponti, strade, pozzi, presidi sanitari. Lei si è occupata delle donne e questo solo una donna poteva farlo, avere un team di donne in quel contesto dove la libertà individuale delle donne è molto limitata, vero? Sicuramente. E infatti noi con incontri quotidiani sentivamo le esigenze delle donne e appunto per quanto possibile realizzavamo i progetti. Ecco, voi avete lavorato sia a Herat, che è una sì, città, no? Sì. E sia nelle zone più sperdute, più rurali dell'Afghanistan? Sì, esatto. Infatti i nostri progetti non soltanto nella provincia di Herat, ma anche nelle zone rurali, nelle zone più lontane, e questo è molto importante perché credo che addirittura costruire una scuola in zone remote sia realmente fondamentale per lo sviluppo di questo paese. Ecco, avete aiutato, anzi io direi abbiamo aiutato, perché siamo noi italiani con voi, avete aiutato le donne ad andare a scuola. Sì. E avete dei dati anche molto belli di questi 9 anni, no, di lavoro. Sì, nel 2005 soltanto il 20% della popolazione sapeva leggere e scrivere. Oggi parliamo di circa il 40-45%, o addirittura il 50% delle donne sono diplomate e ben il 38% delle donne frequentano l'università. Ecco. Addirittura anche molte aree, addirittura rurali, hanno la possibilità di utilizzare internet. Quindi penso che sia un'evoluzione davvero rappresentativa. Beh, questo è un dato, è una conquista enorme. Quindi dicevamo, il 50% delle donne che voi avete in qualche modo accolto, che sono state toccate dai vostri progetti, si sono diplomate e il 38 va all'università. Sì. E come facevate a avere la fiducia delle donne?
Innanzitutto... E come facevano le donne ad avere il permesso di venire a partecipare alla scuola, all'istruzione, all'uso di internet? Innanzitutto contattavamo proprio gli elder, i capi villaggio dei villaggi, e con loro avevamo il permesso di parlare con le donne che appunto parlavano dei loro problemi o esigenze, e quindi facevamo il possibile che potevamo per poterle aiutare. Vivono una condizione, dicevo prima, di grande limitazione della loro libertà personale, della possibilità proprio di emanciparsi. Però lei mi diceva prima che loro invece in realtà lo vogliono molto, no? No, lo vogliono molto, sicché in molti incontri addirittura c'era questa sorta di apertura, di confronto al dialogo, e addirittura si toglievano il burka o lo chador proprio per questa affinità che si creava con il nostro team. Quindi con voi donne a viso scoperto parlavano proprio delle loro situazioni? Apertamente dei loro problemi. Di chiedere aiuto anche, immagino. Anche, in alcuni sì. Casi. Infatti, come sappiamo, molte donne hanno subito anche violenze, però è un fenomeno questo che nel tempo sta sempre più diminuendo. Ecco, tra l'altro lei mi diceva che ci sono delle donne che sono state disposte a farsi arrestare e fare un periodo di carcere pur di poter studiare o imparare un mestiere? Sì, infatti l'ala del carcere femminile di Herat, diciamo, è un vero e proprio fiore all'occhiello del Provincial Reconstruction Team, quindi sì. Interamente progetto. Costruito dagli italiani, e permette a loro appunto di istruirsi frequentando dei corsi di inglese, di informatica, ma anche attraverso i telai donati sempre dal Provincial Reconstruction Team, di produrre dei tappeti, e credo che sia una grande opportunità di lavoro per il personale femminile. Quindi insomma questo reparto del carcere insomma è stato molto aiutato, però esatto. La disperazione delle donne che vogliono emanciparsi le porta addirittura a farsi arrestare, poi esatto. Lì, questo è pazzesco, eh? Questo sì. E invece voi siete riusciti comunque a arrivare nelle zone rurali. Sì. Ecco, lei ha sempre voluto fare la vita militare? Sì. Da quando era bambina? Esatto, è una sorta di vocazione. Credo che appunto il ognuno ha un sogno e il suo era questo? Sì. E lei è sposata con un militare? Esatto. Quindi condividete l'impegno esatto. Insieme e siete vicini? No, siamo lontani, io lavoro a Persano in provincia di Salerno e mio marito lavora a Siena. Va bene, grazie tenente. Grazie al tenente d'esercito Elena Mattiacci, capo del team per le donne dell'Afghanistan, grazie davvero.